Cosa sta accadendo tra i Perletti? Pare che i due siano stati beccati a litigare durante il party di compleanno di Letizia. Ecco tutto su Perla e Mirko. GF. Perla e Mirko litigano alla festa di Letizia, Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Letizia Petris ha festeggiato il suo compleanno, ma alla sua festa ci sono state varie tensioni, ed alcuni ex GFini NN si sono nemmeno salutati. Andiamo a scoprire i dettagli sugli ex inquilini del GF tra cui Perla e Mirko. Tensioni alla festa di Letizia. Ex GFino non saluta. Il Grande Fratello è ormai terminato, ma gli ex concorrenti continuano a frequentarsi anche perché, dopo molti mesi passati insieme, reclusi, nella casa di Cinecittà, alcuni rapporti sono diventati molto stretti. Il gossip non si lascia scappare nessuna delle occasioni di ritrovo degli ex GFini, e così è accaduto anche di recente per la festa di Letizia Petris. La fotografa del GF ha infatti festeggiato il compleanno l'8 giugno a Riccione, la sua città natale, ed ha voluto dare un party grandioso invitando molti amici. Tra gli invitati c'erano anche diversi ex compagni d'avventura del Grande Fratello, tra cui il fidanzato Paolo Masella, Marco Maddaloni, Rosy Cin, Anita Olivieri, Greta Rossetti e Sergio Dottavi, Perla Vatiero e Mirko Brunetti, Angelica Baraldi, Federico Massaro, Marco Fortunati e Vittorio Menozzi. Come già accaduto in precedenza alle feste di Vittorio e Letizia, si è registrata l'assenza di alcuni ex GFini, ma non solo. Come ha riportato Amedeo Venza su Instagram, tra alcuni ex concorrenti c'è stato il gelo. Durante i festeggiamenti di compleanno di Letizia molti dei presenti hanno notato che tra alcuni concorrenti del GF c'era un po' di maretta. Alcuni non si sono neanche salutati. Vi confermo che è tutto vero. C'è qualcuno che ha ancora il dente avvelenato. Secondo Deianira Marzano, uno degli ex GFini che ha mostrato più disinteresse è stato Vittorio Menozzi. Arrivato dopo le 19 alla festa, il giovane non avrebbe salutato Anita, Sergio e Greta, sintomo forse che le tensioni vissute nella casa non sono ancora state risolte. Il giovane modello di recente ha anche speso belle parole per Beatrice Luzzi. Potrebbe essere questo il motivo della tensione al party di Letizia? Perla e Mirko in crisi? Cosa è successo tra i Perletti? Il compleanno di Letizia è stata un'altra occasione per i fan dei Perletti di avere informazioni fresche sui loro beniamini, però sembra che qualcosa non sia andato per il verso giusto. Tra le varie foto e video spuntati sul web, ha iniziato a circolare una clip in cui si vede Perla che parla animatamente con Mirko seduto davanti a lei, e per qualcuno i due starebbero litigando. Ovviamente non è possibile capire cosa si stiano dicendo, e dunque si possono al momento solo fare ipotesi senza conferme. Come riporta anche Novella 2000, diversi utenti hanno affermato di aver visto la clip completa e si vedrebbe Perla che si siede sulle gambe di Brunetti, denotando quindi che tra loro non ci sia nessun problema. Per i fan della coppia infatti, questa non sarebbe il primo tentativo da parte degli haters di screditare i due ragazzi. Non resta che attendere novità ed augurare a Perla e Mirko tanta serenità.